Se siete dell'opinione che un libro vada pianificato, se ritenete che il brainstorming debba avvenire prima della scrittura effettiva, se pensate che bisogna scegliere una nicchia prima di iniziare a scrivere, se per voi, insomma, la scrittura creativa è un processo quasi meccanico, come può esserlo la costruzione di un edificio, per il quale prima si sceglie il luogo, poi ci si procura i materiali e infine si assembla tutto insieme secondo il progetto, beh, potete anche chiudere il video e navigare altrove. Perché qui si parla di scrittura creativa intuitiva, ossia vivere la scrittura creativa come un viaggio, una scoperta, un salto nel buio, lasciandosi sorprendere dalla propria opera, permettendole di scriversi da sola. Ho pensato a lungo a come introdurre questa rubrica sul mio canale e quando dico che ci ho pensato intendo che continuavo a vivere più o meno serenamente la mia vita in attesa che la mia parte inconscia sputasse fuori un'idea, una soluzione. Come spesso accade, questa soluzione è arrivata in un istante, mentre stavo pensando a tutto tranne che a come introdurre questa nuova rubrica sul canale. Avevo per le mani una copia dell'ultima edizione di Guida Galattica per Autostoppisti. Quella che comprende anche un interessante saggio di Neil Gaiman sull'opera in questione e sull'autore, Douglas Adams. E come ho detto, l'idea per questo video è saltata fuori come un coniglio dal cilindro di un mago. La risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto è... Quello che avete appena visto è uno spezzone tratto dal film del 2005 ispirato a Guida Galattica per Autostoppisti. Gli abitanti super intelligenti di un pianeta molto lontano dalla Terra vogliono conoscere la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, sull'universo e tutto quanto. Costruiscono quindi un super computer per calcolarla. Chiamano questo computer Deep Thought o pensiero profondo. Gli pongono la domanda e il computer risponderà celermente mettendoci soltanto 7 milioni di anni e mezzo. E la celeberrima risposta con cui pensiero profondo se ne viene fuori è appunto 42, giustificandosi dicendo che la domanda non fosse stata posta nel modo corretto. Questo particolare momento della storia è stato ripreso e citato in un sacco di serie TV, da Doctor Who a The Big Bang Theory, ma anche in molti libri e film. Pensate che addirittura il blog di Samantha Cristoforetti si chiamava Amposta 42 proprio in onore di Douglas Adams. Non solo, tantissime, ma davvero tantissime persone si sono cimentate nella risoluzione di questo enigma, convinte che dietro questa risposta apparentemente banale e scherzosa, 42, si nascondesse in realtà una qualche profonda verità. Alcuni hanno provato con la sostituzione alfanumerica. Per esempio, i numeri corrispondenti alla parola math, matematica, nell'alfabeto inglese sono 13, 1, 20 e 8, che addizionati fanno proprio 42. Interessante. O ancora, facendo la stessa cosa con l'iniziale del nome e il cognome dell'autore, D. Adams, otteniamo 4, 1, 4, 1, 13, 19, che addizionati fanno anche loro 42. Quindi la risposta alla domanda sulla vita, l'universo e tutto quanto sarebbe Douglas Adams? Non soddisfatti, alcuni fisici hanno fatto notare che se si scavasse un tunnel che passa per il centro della Terra e sbuca agli antipodi del punto di partenza, perché i fisici sono fatti così, e si gettasse un oggetto all'interno di questo tunnel, indovinate in quanto tempo percorrerebbe la distanza? Esatto, 42 minuti. O ancora, per chi crede in quella superstizione moderna secondo la quale l'anima peserebbe esattamente 21 kg, la risposta, alla domanda fondamentale sarebbe trovare un'anima gemella, visto che 21 più 21 fa 42. Poi c'è chi ha fatto notare che in giapponese 4 e 2 si pronunciano rispettivamente shi-ni, che significa anche morire a quanto pare. Quindi il senso della vita sarebbe morire. Secondo George R. R. Martin, probabilmente sì. Oppure, considerando il fatto che Douglas Adams è un gran nerd e che si intende di coding, alcuni hanno fatto osservare come nella maggior parte, non so, nella maggior parte non lo so, però in molti linguaggi di programmazione digitale l'asterisco stia per whatever you want, cioè qualunque cosa vuoi. E
E nel codice ASCII, il numero che corrisponde all'asterisco è proprio 42. Perciò la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, universo, tutto quanto sarebbe whatever you want, quello che ti pare. Questa poi è spettacolare. Tre studenti dell'Huddersfield University hanno fatto osservare come la stragrande maggioranza delle cellule si riproduca per mitosi, dividendosi in due, e che quindi la risposta di pensiero profondo non poteva essere che un multiplo di 2. Questo multiplo si è rivelato essere 42. Quindi bisogna elevare 2 alla 42esima potenza, che fa 4 bilioni 398 miliardi 46 milioni 511.104. L'ho calcolato adesso a mente. Ora, trasponendo il numero in alfabeto Morse, per poi trasformare il codice Morse in lettere e ricombinare le lettere ottenute in parole, bisognerebbe ottenere la risposta alla domanda. Cari studenti dell'Huddersfield University, avete mai sentito parlare della Cabala? No, perché potrebbe essere un buon passatempo per voi. Ora, se mi seguite già anche in altre parti del web, sapete probabilmente come la penso sulle interpretazioni dei lettori. Ogni romanzo, da quelli con un valore letterario all'opera più disimpegnata e di intrattenimento che si possa pensare, è un'opera appunto che si scrive in due. L'esperienza di lettura e l'interpretazione del lettore, infatti, contribuisce alla costruzione del senso, del significato e dello scopo dell'opera tanto quanto l'atto stesso di scriverla. Per cui, per quanto mi riguarda, tutte queste interpretazioni del famigerato 42, l'irreprensibile 42, sono tutte valide allo stesso modo. Però viene spontaneo chiederselo: ma nella mente di Douglas Adams il numero 42 ha un qualche significato? Basta scavare 2 minuti nell'internet per scoprire che no, non ha nessun significato. Come molte altre cose all'interno dell'opera, 42 doveva essere uno scherzo. La risposta di pensiero profondo doveva essere un numero. E Douglas Adams scrisse la prima cosa che gli venne in mente, 42. Qualsiasi altra interpretazione esiste solo nel dialogo fra l'opera e il lettore. Quindi perché ho voluto raccontarvi questo piccolo aneddoto su Guida Galattica per autostoppisti? Beh, perché non trovo un modo migliore per spiegare che cosa intendo quando parlo di scrittura intuitiva, che è il mio modo di vivere la scrittura. Mi è stato detto che dal modo in cui scrivo si capisce che ho le idee chiare e che so dove voglio andare a parare e che messaggio voglio trasmettere con le cose che scrivo. Ma non potrebbe esserci nulla di più distante dalla realtà. Perché quando mi siedo davanti al computer o davanti a un pezzo di carta e una penna, io in realtà non ho la più pallida idea di cosa ne verrà fuori. Non penso a quale nicchia voglio raggiungere, a quanto deve essere lungo il romanzo, il racconto, a quali messaggi voglio trasmettere, né tantomeno mi metto a fare brainstorming, scalette, tabelle di marcia o a strutturare il racconto prima ancora di averlo cominciato effettivamente a scrivere. Come ho detto in apertura, scrivere per me significa partire all'avventura, lasciarsi sorprendere, buttare giù la prima cosa che mi viene in mente, che può essere benissimo uno scherzoso 42, oppure qualcosa di più intimo o di più complesso. Non cerco di imporre ai miei personaggi un aspetto fisico, un modello di comportamento, delle idee o un linguaggio, e nemmeno cerco di far incastrare a forza o non a forza fra loro elementi che avevo preparato in anticipo. Scrivere per me significa lasciarsi trasportare dal movimento delle dita sulla tastiera o della penna sulla carta. Significa permettere a questo movimento di provocare l'emersione di ciò che si nasconde nel mio inconscio. Una massa che appena giunge ai margini del conscio è ancora informe, nuda, immediata, quasi grottesca a volte, tanto che si stenta a credere che possa venirne fuori qualcosa di buono. Scrivere per me significa giocare con questa sostanza che sembra spuntare fuori dal nulla, ma che in realtà è nata da me, dalla mia eredità biologica e culturale, dal mondo con cui sono in contatto. Ma allo stesso tempo è molto più di questo. Scrivere in modo intuitivo, insomma, è una scoperta, un gioco. E forse è anche per questo che chi crea cose come faccio io,
storie, disegni, valori, sculture, progetti architettonici, movimenti di danza, teorie scientifiche, figli. Chi fa queste cose, dicevo, come faccio io, le vive non come una valvola di sfogo, un riscatto, un mezzo per ottenere qualcosa, o un gesto meccanico, o una via per evadere dalla realtà, ma come una liberazione. La liberazione della parte più pura, giocosa, curiosa, infantile che è in noi. E questo, a scanso di equivoci, non significa che non si possa vivere la scrittura con un minimo di serietà o di organizzazione, ma ne riparleremo in altri video. Quindi, se parlare di scrittura sotto questo punto di vista è ciò che vi interessa, vi consiglio di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche. Se il video vi è piaciuto, potete lasciare un mi piace e condividerlo con i vostri amici. Se non vi è piaciuto, boh, condividetelo con i nemici. Per tutto il resto ci sono i commenti e i soliti link che vi lascio in descrizione. Per oggi è tutto, ora vado che mi si raffredda il tè e alla prossima! Mamma mia, cringe, cringissimo, non lo farò mai più, scusate!